Ora cedo la parola al professor Sciappi. Prego, professore. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio l'associazione del Festival Arte Emozioni, Lucia Torricella, Gabriella Casavola, Maria Carmela Ricci e tutti quelli che, o quelle che hanno contribuito all'organizzazione di questa mostra fotografica. In verità nel 2020, per l'arrivo del Covid, non fu fatta l'edizione, quindi quest'anno in autunno si è continuata questa tradizione che dura da un decennio, legata ad arte ed emozioni. Il tema scelto di quest'anno, un tema che noi condividiamo, per questo abbiamo avuto il piacere di ospitare i fotografanti, non li chiamiamo fotografi, non coloro che hanno fotografato qui con il loro prodotto fotografico nella sala di esposizione che abbiamo allestito, dove era prima il Museo delle Pianelle, che non è mai decollato e che ora è un centro polivalente di esposizione, molto apprezzato. Queste fotografie hanno un tema, quello del paesaggio, un tema attualissimo. La Regione Puglia è stata una delle prime regioni a dotarsi di un piano paesistico regionale, proprio nel senso dell'articolo 9 della Costituzione, che impone alla nazione di occuparsi del paesaggio. Quindi questo paesaggio, il valore di fondo della nostra cultura costituzionale, dentro cui c'è l'ambiente, c'è l'ecologia, c'è lo sviluppo ecosostenibile. Il paesaggio prende tutto, però dallo sguardo dato alle fotografie allestite nel centro di esposizione ho visto che il paesaggio riguarda anche la dimensione umana e non soltanto quella che si intende come natura, quella naturalistica, quindi anche la dimensione esistenzialistica, e quindi ho apprezzato i volti che ci sono, anche, ho visto anche uno sguardo al paesaggio più mondiale, con una ritrattistica e una fotografia legata a condizioni di vita e di ambiente di popolazioni non occidentali, quindi come dire uno sguardo sul paesaggio a più dimensioni, quella più specificatamente naturalistica, quella diciamo più legata all'antropologia, alla condizione umana, di anziani, di innamorati, di volti o ai monumenti artistici, ai percorsi dell'anima, come direbbe Giovanni Miali, e poi anche uno sguardo sul mondo, quindi come dire una mostra a più facce, quindi complimenti alle fotografe e ai fotografi che si sono cimentati in questa ricerca anche di particolari molto interessanti sulle tre dimensioni. Quindi noi auguriamo che ci sia un successo di visite e anche di attenzione, di critica. La fotografia è una delle arti principali a cui siamo molto legati, a cui abbiamo dato molto spazio anche con fotografi di primo piano come Pino Friuli, per Martina Angioina, Le mura della città, come Manu Cerdegati, grande fotoreporter di National Geographic, che ha esposto qui per ben tre volte delle foto legate alla sua vita in Iran, in Afghanistan, in Palestina, in Africa, una, diciamo così, delle firme
più autorevoli della fotografia internazionale, poi tante altre mostre che ci sono state di fotografia, non ultima quella dedicata quest'anno a Cesare Brandi per la ricorrenza nel 2020 della pubblicazione di Pellegrino di Puglia, che attraverso anche le fotografie di fotografi eccellenti dell'epoca, poi di De Vincentis, per fotografo molto conosciuto, scomparso, per il saggio di Brandi su Martina Franca, contribuirono a far conoscere la Puglia al mondo. Stiamo parlando degli anni 60-70, quindi attraverso la fotografia si fa arte, spesso la fotografia confina o sconfina nell'arte, soprattutto quando è una ricerca fatta per bene. D'altra parte, l'uso della macchina fotografica tende al tramonto, perché questi strumenti hanno soppiantato, diciamo, quello che si aveva in casa una volta, che serviva a fissare nel tempo e nello spazio momenti importanti della nostra vita o della vita altrui o dei luoghi da noi visitati. Quindi ora si continua ancora a fare fotografia, però diciamo con quegli accorgimenti tecnologici che hanno superato questa antica arte, che comunque ha fatto la storia anche dell'arte e della cultura. Quindi noi ringraziamo Arte Emozioni per il contributo che dà alle attività culturali della nostra città, che contribuiscono anche a far sentire questa città, al tempo del Covid, anche una piccola comunità, perché vedere le proprie fotografie esposte e quelle altrui arricchisce spiritualmente, ci fa sentire nostri i territori, ce li fa guardare e riguardare con l'occhio del fotografo o della fotografa, e quindi ce li rende, come diceva la dottoressa Casavola, più belli. E quindi il tema della bellezza dei luoghi, ma anche dell'anima e del mondo, sono quelli per cui noi ci impegniamo. Grazie per l'attenzione e auguri a tutti coloro che hanno lavorato per questa ricerca fotografica. Saluto anche l'amico Piero Marinò, che ascolterò, con cui abbiamo collaborato quest'anno intensamente per rendere omaggio a Domenico Carella con Carella Pinksit, la mostra da lui curata per i 300 anni di Domenico Carella, e poi ora 15 giorni fa per le giornate europee del patrimonio dedicate a Carella. Saluto l'amico Gianni Nasti, che non mi stanco mai di ascoltare con la sua voce bellissima, e l'amica Valentina Lenucci, grazie.